I carabinieri della compagnia di Faenza Lugo, al termine di una meticolosa ed articolata attività di indagine, hanno tratto in arresto i componenti di una banda dedita alla consumazione di rapine a mano armata in danno di sale giochi. In manette sono finiti due albanesi, un 28enne albanese di Solarolo recentemente trasferitosi a Riolo Terme, un 20enne senza fissa dimora, un 44enne imprenditore faentino ed un 20enne di Lugo. I quattro sono accusati di essere gli autori della rapina commessa il 6 aprile scorso ai danni della sala giochi Admiral Club di Lugo, durante la quale, oltre all'incasso giornaliero, era stata asportata anche una cassaforte ancorata al pavimento e sradicata mediante un piede di porco per un totale di circa 4.000 euro. In un primo momento si pensava che gli autori potessero essere dei frequentatori del locale. E l'indagine dei carabinieri, coordinata dai sostituti procuratori Cristina Daniello e Lucrezia Ciriello, si era diretta in quella direzione, con la raccolta delle testimonianze dei presenti e soprattutto la visione di tutte le tracce video estrapolate dai dispositivi installati sia nelle aree circostanti il luogo della rapina, sia nei dintorni dove è stata rinvenuta la Fiat Punto utilizzata per la fuga e ritrovata bruciata sull'argine del fiume Senio, nella campagna di Solarolo. Abbandonata insieme alla cassaforte completamente svuotata. Quest'ultima attività è risultata determinante per l'esito dell'indagine, poiché proprio in uno di questi filmati era ripreso i componenti della banda che circa un'ora dopo la rapina si erano ritrovati con le loro auto personali per scaricare la cassaforte ed aprirla. Ma in questo video i carabinieri di Faenza hanno anche riconosciuto uno dei due albanesi, poiché ha più volte controllato durante i servizi esterni e già coinvolto in precedenti vicende di polizia, così come hanno riconosciuto l'imprenditore recentemente controllato all'interno di una sala giochi di Faenza. Un terzo uomo è stato individuato dai militari di Lugo, che frequentemente lo hanno controllato negli ultimi giorni. Infine, l'ultimo straniero, nei giorni successivi alla rapina, ad indagine già avviata, era stato fermato a Ravenna in compagnia proprio della connazionale durante un pedinamento dei carabinieri e la comparizione dei suoi tratti somatici è risultata perfettamente compatibile con il quarto complice ripreso dopo la rapina nella sala giochi. Nel corso delle indagini, nei confronti dei quattro sospettati sono stati poi emessi dai PM decreti di perquisizione che hanno dato esito positivo. Presso le loro abitazioni sono stati infatti rinvenuti gli indumenti utilizzati durante la rapina e chiaramente visibili dalle riprese video, fra cui gli stessi guanti utilizzati dal cosiddetto braccio armato. Il primo a finire in manette è stato uno dei due albanesi, del quale si temeva la fuga in patria. Rocambolesche le fasi di cattura del connazionale senza fissa dimora e con il visto turistico. L'uomo si è rifiutato di aprire le porte ai militari che hanno dovuto fare irruzione e bloccarlo mentre tentava la fuga dalla finestra. Infine, i carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo emesso dai PM nei confronti del 44enne in un ristorante di Faenza. I tre fermati, insieme al quarto complice già in carcere, dovranno tutti rispondere del reato di rapina aggravata in concorso e del furto dell'autovettura utilizzata per commettere il reato. Inoltre sono tuttora in corso ulteriori indagini dei carabinieri che non escludono il coinvolgimento delle stesse persone in altre rapine commesse negli ultimi tempi secondo il medesimo modus operandi, sia presso la medesima sala giochi di Lugo, sia presso altri esercizi commerciali del Ravennate. Francesca Diletta per Faenza Web TV.